Ehi la ciurma, io sono MSTS e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Teoricamente a breve dovrebbe iniziare la parte più powerful, insomma, del gioco. Adesso siamo nella parte un po' più introduttiva, un po' più tutorial, un po' più trick and track, vedi che cosa succede, cosa fai, cosa non fai. E nulla, per cui. Tra l'altro c'è OBS che continua a dirmi dei messaggi minatori, non mi piace quello che mi dice. Ho già messo il preset super fast perché si lamenta. C'è qualcosa che non sta girando correttamente. Adesso vediamo un po' se si ripiglia o se dà dei problemi. Allora, ok, torniamo a casa tranquilli. E ritorno il vincitore. Sono contenta che è finito in questo modo. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo fare qualcosa riguardo a Elring Torligson. Fintanto che lui vive, la sua famiglia è una minaccia per noi. Ok, ce la copiamo subito. A questo si prova a abbandonare l'area, la mappa. Ok. Per cui, appunto, le aree queste qua indicano un luogo dove andarsene. Dobbiamo andare alla fattoria di Erling Torgilsson. Torgilsson. Ok, là dobbiamo andarcene. Adesso dov'è che siamo? Ora come ora? Ah, siamo davanti alla nostra casetta, così tranquilli e sereni. Va bene. Va bene, c'è della roba che dobbiamo tenere in considerazione? No. Ma posso ruotarlo dritto? Ok, mi turba questa strada. Ok. Questa strada non dritta. Allora, di qua dobbiamo andare. Ok, dobbiamo abbandonare da questo cartello. Ma scusa, ma prima ci diceva di andare di là, adesso ci diceva di qua. Probabilmente è uguale, indifferente. Basta che usciamo e poi ci porta là. Adesso ci batterà probabilmente la mappa di esplorazione dell'area, se non ricordo. Ma infatti, questa è la mappa della campagna. Va bene, ci sono le location disegnate. Ok, va bene. No, non vi traduco tutto perché comunque poi è, cioè, nel senso, vi interessa fino a un certo punto. Ok. Andiamo qua, è che l'unico posto dove possiamo andare al momento. Allora, timeline ha una deadline. E quanto tempo ci rimane? Quanto tempo spendiamo? Ah, ok, dobbiamo finire i preparativi entro il 17 marzo. 789. Cioè, entro un mese praticamente. Ok. È circa un mese, esatto. Ok. Come se andai per la Britannia? Dove andare in Britannia? O in Britannia. Ah, ok, quindi questa è un po' la prima isola come Hispaniola in Expedition Conquistador. Cioè dobbiamo fare una mini spedizione qua, poi dopo andiamo in Britannia e vedremo la roba là. Allora, andiamo qua. Chi vuoi che venga con te? Tutti, perché no? 5 massimo, va bene. Non so se adesso dobbiamo menare di nuovo tutti di brutto. Spero di no, ma può darsi di sì. Perché dice che fidato che vive abbiamo dei problemi. E questo non è una cosa positiva. Allora, ok, ancora non ci hanno notati. Eccoci, Valtetess.
Sì, ho qui come backup, cioè guardati le spalle, visto che tu hai risparmiato i figli di Elring. La pietà è pericolosa. Dobbiamo essere sicuri che non tentino qualcosa di nuovo. Ok, probabilmente li avessimo uccisi, saremmo stati in meno qua, perché non ci sarebbero stati figli. Ok. Sarà la prima. Meglio sarà più favorevole alla mia decisione se siamo tutti qui. Un attacco sorpresa ci darebbe un vantaggio forte. Possiamo cercare ok, della casa da dietro e dal fuoco. Suona bene, ma non mi piacerebbe fare di una consigliare una morte di questo tipo. Sarà anche un vecchio bastardo, ma ha bisogno di una chance per morire con onore. Facciagli sapere che qui. Allora, la terza mi sembra un pochettino troppo debole. Cioè, non voglio uccidere nessuno, vediamo se c'è un'altra opzione. In realtà, da quello che hanno continuato a farci vedere, o ce li togliamo dai piedi o saranno un problema costante. E non possiamo allontanarci con una spedizione se abbiamo un problema costante come loro. Bruciarli non ho grande intenzione, perché non è il mio stile. Direi che gli facciamo vedere che siamo qua. Un combattimento onesto è un segnale più forte. E poi tra l'altro loro sono stati completamente disonesti nel loro attacco. Voglio anche appunto mettere come distacco il fatto che noi invece no. Noi siamo onesti. Ok. Dice che non dovrebbe essere un problema. Cosa? Errore copiando un file? The fuck? Internal folder non esiste? Ma perché non è in C? Perché lo sto cercando sotto C? È su E che è installato. Vabbè. Comunque, cercherò di capire qual è il problema. Ok. Se qua faccio la mappa, so qualcosa di più dell'area. No, perché non l'ho esplorata. So solo che devo andare in questa direzione. Siamo in 6. Ok, la figlia o la moglie l'ha avvisato. Vecchio uomo sta di fronte alla sua fattoria, lo conosce ma non molto bene. La sua famiglia è sempre stata fuori dalla cittadina, non è mai stata contenta di chiamare tuo padre il loro Tegn. La sua gioventù, ma tra l'altro Tegn probabilmente c'è una traduzione in italiano, devo cercare di vedere. L'ha costruita da solo, ha i capelli grigi, è pieno di rughe, ma è orgoglioso di essere il patriarca della sua fattoria. I miei figli sono stati folli ad attaccarti e codardi a farlo durante la festa. Grazie per aver permesso alla mia stirpe di continuare. Allora, vediamo un po'. La prima è più dialogosa, il secondo e il terzo portano al combattimento, perché devo ucciderti tutti e le tue donne saranno esiliate. Tutti qui sono colpevoli, uccidiamo tutti, quindi anche le donne. Non posso sopportare la tua presenza dopo questo, devi essere esiliato. Oppure cerca di ucciderlo di sorpresa. Inizierei a parlare con la prima. Cioè, i tuoi figli hanno violato la pace, ma sei tu che li hai aizzati contro di me. No, no, era un atto di follia giovanile, tutto. Non hai più nulla da temere dalla nostra famiglia, lo giuro. Sterco di cavallo, sono gentile. Non ha usato la parola sterco. Asleifr, questo dice.
Ho paura a risparmiarli, cioè il mio animo gentile lo farebbe, ma i vichinghi non funzionano in questo modo. I vichinghi non funzionano in questo modo. Cioè i vichinghi probabilmente avrebbero ucciso tutti, o ucciso lui e non le donne. Cioè questa è estremamente violenta, sarebbe violenta anche per loro probabilmente. Questa è quella più standard. Direi che esiliarli. Per dar loro una possibilità, ma comunque far vedere che non ho intenzione di sopportare questo. Spero che non si pigliano troppo male perché sia stato troppo gentile. Mi butti fuori dalla mia stessa casa? L'ho costruita da solo, con le mie stesse mani. Non negare questo verdetto, pazzo. Non vedi che questa è una pietà in confronto a quello che avete fatto? E chi prenderà possesso della mia fattoria? Tu, Nefia? Morirei piuttosto che vedere questa fattoria morire nelle mani di qualcun altro. Allora. Non mi piace tanto la prima, è molto debole. Cioè, le tue donne possono stare, andate bene via voi uomini. Direi di no. L'altra è sense hard, e quindi sarà parecchio difficile da gestire. Possiamo provarci comunque. Proviamo. Fallito. Vorrei farglielo capire, ma si arrabbia ancora di più. Ok, è molto arrabbiato. Preferisco la morte all'esilio. Ok. Ciao, ora l'hai voluto tu. Le donne no, però, vero? Sembra di no. Meglio così. Allora. Che abbiamo qua? Uno con spada e scudo. Uno con un'ascia a una mano e senza scudo. Un arciere. E uno con un'ascia a una mano. Allora. Ok, manderei Nefia a occuparsi di questo e basta. Quindi prendiamo Nefia. La mando qua. E. Zac. Ok. Poi. Tu come sei messo con questo arco? Ah, potrebbe quasi shottare questo, che non mi dispiace. Cos'è che ha di altro? Spotted. Quick shot e meno precisione. Qua quanto ha di precisione, scusa? 43%. Fammelo vedere meglio, però, per cortesia. 53%. Non è molto buono. Come percentuale. Avviciniamoci un po', allora. Quanto ha adesso? Questo è coperto dal tizio davanti. Adesso ho 73 o 67. Andrei su lui allora. Ok, no! Cavolo. Si è parato con lo scudo. Allora. Ok, io mi muoverei qua. E gli do una bella sberla così, ok? Poi abbiamo. Ah, questo è un altro arciere che possiamo muovere qua allora. Buona idea. E questo dovrebbe andare se funziona. Mancato. Porsche vache. Ho degli arcieri un po' insulsi, eh. Questo non ci arriva.
Muoviamoci qua, allora, almeno da dargli un coso di opportunità se per caso dovesse tentare roba strana. E lui anche, vacci qua. E finiamo il turno. Non siamo messi molto bene. Ah, cavolo, c'era un altro? Ok, mancato. Però Harried. Ho usato il tactical move. Ma quanti ce n'è, scusa? Gli altri. Oh. Quanti sono? 8 restanti, ma sono tantissimi. Cioè, saranno anche dei. Così poco utili, ma. Allora, tiriamo giù questo. Poi tu. Farei così e cosa? Vada. Tu vai qua e punzecchia lui. Andato. E poi tu Nefia ti occuperai anche di quest'altro che sta dov'è che si è nascosto. Ce n'era uno qua, no? Dove è andato? Ah no, so è qua dietro. Ok, va bene. Allora, tu. Sei quello con l'arco. Aspetta, facciamo che toglierci prima dai piedi quest'altro tizio qua. Se è possibile. Muoviamo qua, così quello non ha più copertura. Così che lui potenzialmente. Allora, vediamo qua com'è. Lo prendi? Sì, quanto ha? Solo 21%, brutto, brutto, brutto. 5%, ma perché è così bassa percentuale? Che storia è? Quella di copertura è. Perché se mi muovo qua mi lo piglio in faccia probabilmente. 27. Vado per 27. Ok, è andato. Poi, tu vai qua. Direi. Si è intrecciato dei rovi, ma. Vabbè, niente. Oh, gli arcieri non è che siano tutta sta roba per ora, eh. Aia. Stunnato. Tanto l'arciere non è che sta facendo chissà quanti danni per lui. Non ha fatto nulla. Ah no. Sì, 30 danni è Sigrid. Che è. Ah, è lui. Ok. Non mi ha fatto vedere l'animazione, non so perché. Allora, tu. Vai su questo che tra l'altro i due giri è andato. Ottimo. Tu vai su. Andrei quasi su quest'altro, guarda. Sì, che là ne ho tanti. Ah, non lo piglia qua. Scusa qua. No. Perché non posso attaccare? Ah, perché ho finito i movimenti. Vabbè, niente. Sono stato stupido. Allora, tu. Vai qua. Su questo. L'altro è stunnato, ma. Tu no, per cui se vai qua dovresti avere line of sight abbastanza per 77%. Dai. Ma ancora? Ma com'è possibile che non riusciamo a pigliarlo una volta, sto tizio? Ah no, ce n'era uno qua, perché prima non me lo faccio vedere? Boh. Ma non riesco a correre abbastanza per andargli addosso. Ma di qua, non hai cover, ma almeno gli dai. La cosa dell'opportunità. Vada. Tactical move. Questo farà degli altri danni all'arciere che l'ha incastrato, e infatti.
Guarda, ma mi hai fatto niente con questa storia. Allora, questo è andato. Scusate se sentono delle urla di sottofondo, ovviamente non è colpa mia. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa sto giro, dai. Oh! Porca miseria. Allora, tu vai addosso questo, così non può più cover. E così avrà dei problemi maggiori. Ma non è di uno stunnato questo? Eh sì. No, lui è... ciao. Tu tira giù questo. Ok. Poi riesci a tornare in parte indietro? Sì. Vada. Allora, questo... che poi sono... sarei io. Possiamo andare. C'è qualcuno che rimane? No, rimangono dei movimenti. Lui può muoversi e direi che si muova qua. Quanti ne restano? Tre, e solo questi tre. Ok. Lei ha del movimento ma non mi interessa. Lui ha del movimento ma non mi interessa. Io ho del movimento ma non mi interessa. Quindi... ah, vada. Non tirarmelo giù, per piacere. Tactical move, stanno cercando di andarsene, ma... allora tu... ciao. Tu non sei più stunnato, vero? No. 85 verità, ce la fai? Ok, sai, sei stato inutile tutto il tempo. Stata, e Sigrid è la moglie del cacciatore, no? È in cover, però se gli vado addosso con... tizio... tizio me. Ok, niente, non è neanche più necessario. Uno restante che è questo qua, che teoricamente con... come si chiama? Nefia. A posto, andata. Quindi alcune donne sono finite in ballo, ma erano della servitù, non erano della sua famiglia. Ok, nessuno ha avuto problemi. Ottimo così. Allora, Katie guarda il corpo di Elring. Stupido vecchio pazzo. Doveva essere fatto. Ora saranno più facili le cose dopo che è morto. Per favore, non parlare di lui in questo modo. Hai avuto la tua giustizia, ora cosa deve, cosa succederà delle ragazze di me? Lasciamogliela. Potete restare. Allora sei completamente senza pietà, grazie. Ma vi ho detto che potevate andarvene via. Era la giusta decisione. Siamo pronti per andare a casa? Voglio guardare un attimo qui. Raccolgo quello che c'è. Perché non riesce a salvare questo scemo? Boh, sovrascriviamo qua. Ok. Ma io vi saluto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Expeditions Viking. Vi invito a lasciare un mi piace. Iscrivetevi se non l'avete già fatto. E lasciate un commento qua sotto. Ciao a tutti, buona giornata.